storie di musica con Gianni Manuel. La canzone che stiamo per riascoltare è stata definita dalla critica musicale di tutto il mondo un capolavoro della melodia italiana. E la voce dell'interprete resta e resterà per sempre una delle più belle del panorama musicale italiano. Sto parlando di Piccolo Uomo e di Mia Martini. Fu il primo grande successo della cantante calabrese, nonché la sua prima incisione alla Dischi Ricordi di Milano, dove si era trasferita per seguire il manager Alberigo Crocetta, che nel 1971 l'aveva reintrodotta nell'ambiente musicale. Quando Alberigo lasciò la RCA e approdò alla Ricordi di Milano, Mia Martini decise di seguirlo, riuscendo ad incidere Piccolo Uomo, canzone scritta da Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, sulla musica di Dario Baldambembo e Leonardo Ricchi, inizialmente non accreditato, il quale non ha mai nascosto la sua contrarietà nell'affidare il pezzo ad un artista allora appena esordiente. Destinato infatti ai Camaleonti, il pezzo fu invece presentato da Mia Martini al Festival Pop Beat Western Express di Londra il 26 maggio 1972. Dopo l'inspiegabile bocciatura a Un disco per l'estate, il brano venne presentato al Cantagiro e al Festival Bar, dove Mia Martini ottenne la sua prima vittoria. L'immediato successo coincise con la partecipazione alle più importanti trasmissioni musicali. L'immediato successo coincise con la partecipazione alle più importanti trasmissioni musicali, quali Adesso Musica, Senza Rete e Tutto è Pop. Piccolo Uomo rappresenta il primo grande successo di Mia Martini. Infatti la canzone raggiunge l'apice della hit parade, le vale poi il suo primo disco d'oro per le vendite e diventa uno dei singoli di grande successo del panorama musicale italiano. Storie di musica. Due mani fredde nelle tue, bianche colombe dell'addio, che giorno triste questo mio, oggi tu ti liberi di me, dimmi che sono tanto fragile e senza te mi perdo.